La quarta giornata della riunione primaverile all'ippodromo di Chilivani è stata caratterizzata dalla sospensione della prima corsa a causa della caduta del fantino Gavino Sanna, disarcionato dall'Arabo Frontes dopo appena 50 metri di gara. I commissari hanno immediatamente azionato la sirena per annullare la prova e permettere all'equipe sanitaria di soccorrere prontamente Gavino Sanna. Tutto si è risolto con un grosso spavento e un piccolo problema ad un braccio per il jockey di Burgos, al quale auguriamo una pronta guarigione. Il premio blog sportriver.biz va all'imbattuta Fantastic Day, vincitrice in bello stile della condizionata riservata a sole femmine fondo inglese di 3 anni sui 1800 metri. Con in sella Andrea Dejas, la Sauro allenata da Giulia Corrà e Gianni Ruzzu ha seguito senza problemi l'andatura delle prime impostata da Farfalla Bianca e Fancy Day, impegnate in un testa a testa prolungato. Dietro di queste Fantastic Day, che ha mosso decise 300 finali sfruttando la parte interna del percorso per staccarsi chiaramente dalle avversarie. Al secondo posto una buona Philippe Amou a precedere la risalita di facoltosa De Bonorve e Fridea. Cavalli in retta, dove all'esterno attacca Fancy Lady nei confronti di Farfalla Bianca, che si difende, ma allo steccato compare Fantastic Day, che passa ai 100 conclusivi. Fantastic Day che prova a cercare il bis. Fantastic Day che viene a vincere precedendo Philippe Amou, facoltosa De Bonorva e Fridea. Quindi Fantastic Day da Physique beata dai Genta trionfa per i colori e l'allevamento del signor Giuseppe Milia di Bortigali. Andrea, ciao Bruno. Andrea Dejas vince il premio blog sportriver.biz, quindi ti faccio i miei complimenti dopo. Sì. Senti, questa cavalla resta imbattuta bene. Sì, dai, viene da un bel debutto, ha fatto un buon recupero, poi vinto di poco, però ha fatto un bel recupero. Oggi sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più importante e l'ha dimostrato. Ha marcato quei passi in avanti che tanto si erano intravisti e sperati anche. Questi cavalli pagano tanto il debutto. Lei già era andata bene, oggi è venuta quel passettino avanti, gli è servita. Si va dritta all'internazionale. Per... Non devi parlare con me per quello. No, però ci sono tutte le presupposti. Sì, complimenti, complimenti. Grazie. Gianni Ruzzu, alla preparazione di Fantastic Day, come ho detto ad Andrea, ti faccio i complimenti dopo perché hai vinto il premio blogsportriver.biz. Senti, lei resta imbattuta, ha fatto vedere insomma di essere in progresso, era importante oggi una conferma, è arrivata. Bene. Sì, dai, ci credevamo. La cavalla ha debuttato bene, ha vinto una corsa un po' particolare. Gli è uscita una corsaccia al debutto, dai, però ha fatto vedere che la cavallina va, dai. Non so quando incontra i maschi, però anche oggi ha dimostrato che un po' va. Sì, una bella vittoria, oggi un po' più seria, un po' più concentrata, un po' più in corsa. Sì, no, la cavalla è regolare, è partita... Ha pagato lo scotto del debutto. Sì. Però è una cavalla serena, di testa, regolare. Poi quando vince 2 su 2, penso che anche se non lo fosse la serena uguale. Senti, ti chiedo, esame 1800 superato subito, l'internazionale il 15 giugno, manca ancora parecchio, però insomma si inizia un po' a pensare. Dai, speriamo, se va tutto bene, certo. Pensi di fare un'altra corsa oppure... Ma non ho visto il programma, la verità, quindi non ti so dire. Penso che ci sia quella di preparazione. Sì, c'è una condizionata. Dai, se tutto va bene sarà quella. Step by step. Complimenti. Vorremmo essere consegnato il premio dal signor Bruno Murazzi. Emilia, ti ho appena consegnato il premio, insomma, intitolata la corsa al blog sportriver.biz, con immenso piacere, visto che... Piacere tuo mio, Bruno, sono contentissimo di aver vinto questa corsa, però ancora di più perché è proprio un premio che riguarda il tuo blog, sono veramente molto contento, tanto contento. Sì, anche a me fa piacere, ripetevo, comunque ci lega anche cose extra, ipiche, mi fa veramente piacere. Parlando della cavalla, Fantastic Day, resta imbattuta in due corse, ovviamente si accendono i riflettori sulla tua cavalla, perché comunque quando uno fa 2 su 2, insomma, soddisfazione. Immagino. Sì, grande soddisfazione, però come ti ho detto l'altra volta, rimaniamo con i piedi per terra, continuiamo a lavorare e poi speriamo che tutto vada come deve andare. Ti chiedo se ti aspetti, visto che è un pedigree un po' classico, se questo 1800 può essere anche un ulteriore step per, insomma, sì, per trovare quella classicità che occorre per vincere il Gran Premio. Non lo dico io, lo dico perché ho parlato con Gianni, Giulia, e hanno detto loro che potrebbe essere, sì, comunque sia una partenza. Sì.
ha vinto a 1000 e 1008, insomma. Ci sarà un'altra corsa di preparazione prima dell'internazionale, insomma. Vediamo adesso com'è il programma. Il prospetto sembra interessante, ti faccio i complimenti ancora. Grazie. E un grande in bocca al lupo. Ti chiedo solo un minuto perché non è stato possibile 2 settimane fa, okay, perché aspettavamo l'ufficialità della corsa. Volevo salutare la famiglia Kirchi e mandargli un grosso abbraccio, perché proprio grazie all'Ipica che io ho avuto il piacere di conoscerli, e gli mando davvero un abbraccio, perché che il Signore gli dia pace. Ok, ok. Grazie. Ciao. Nella reclamare riservata i purosangue anziani sui 1800 metri che vedeva in azione gli amatori, Oleksandr ha concesso il bis a distanza di 7 giorni. Il 7 anni sellato da Giuseppe Piccino e interpretato da Marco Gaias si è sistemato alle spalle del quartetto di testa che vedeva il rientrante Land of Giant prendere la testa della corsa e poi tentare la carta del lungo anticipo nell'arco della piegata finale. Oleksandr nel mentre iniziava la sua progressione e al paletto dei 200 agganciava e superava il battistrada risolvendo comodamente la pratica. A 4 lunghezze restava in quota il generoso Land of Giant con Royal Kotai e Mako Terra a completare il quadro. Va a trovare l'azione giusta per attaccare Land of Giant, sembra trovarla ai 100 conclusivi dove Oleksandr passa e stacca in comodità nei confronti di Land of Giant con Royal Kotai al terzo posto ed il numero 5 Mako Terra al quarto. Oleksandr da Teofilo ottiene la 6ª vittoria in carriera, la 2ª per la scuderia Moni Galoppo. Marco Gaias, ben ritrovato. Grazie. Senti, trovi il primo successo stagionale, se l'Oleksandr era cavallatese, l'ha vinto la settimana scorsa, insomma, corsa perfetta, tiro per cui fare la progressione in fondo. Sì, sì, ma come tutto era atteso, era pronto. Quindi la settimana scorsa, poi questa categoria penso che sia abbastanza superiore anche. Niente, bellissimo. Sì, ti ha fatto un po' penare in fondo per passare, poi quando ha preso. Sì, sì, un po'. Anche perché comunque l'end che tu lo conosci, cioè, sì, 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 sì. Era rientro, sì, però ha corsa la grande anche lui, quindi. Sì, insomma. Sì, è un cavallo che va un po', me l'aveva detto anche Giuseppe, va sempre un po' sostenuto, se no tende un po' a imbragare, a mettersi comodo. Sì, sì, sì. Bravo, bravo Marco. Grazie, grazie. Ciao Bruno. Io più vicino, insomma, eravamo venuti a trovarti in inverno, ci siamo visti la settimana scorsa. Oleksandr dal dente avvelenato ora. Ora ha sorriso a 36 denti. Poverino, non voleva. Si voleva vendicare, dai, di tutte queste sconfitte. Sì, ha corso bene. Marco l'ha montato doc proprio, vabbè, non è auge saperlo, Marco l'ha montato proprio da fantino quasi. Cavallo ha corso alla grande, anche avendo corso una settimana fa, anzi forse era anche meglio, era più tranquillo, più, forse anche più pronto. Senti, questa corsa ti serve per lanciarlo in qualche altra, insomma, perché lui ha frequentato altre compagnie, oggi si declassava parecchio in una reclamare, però la vittoria ovviamente fa felice. Certo. Visto certo, che lui certo. Non aveva vinto fino alla settimana scorsa in Sardegna, quindi infatti, iniziamo a mettere fine in cascina, però può essere un cavallo comunque della nostra prima categoria. Sì, della nostra prima categoria, però senza varcare i metri né meno e né più, quindi adesso bisogna vedere se c'ha corse per queste distanze. È proprio per quello che l'ho messo dopo una settimana, perché dopo mi sa che non ci sono altri 1008. Qua in Sardegna no, su. Su, sì, ora vediamo, dai. Ok, ti faccio i complimenti Giuseppe, non è semplice, insomma, fare due. No, ne manco una delle volte, quindi. E quindi bene siamo così. Siamo felicissimi. Complimenti. Certo. Grazie, grazie. Leonardo, ti hanno appena premiato, ricevuto questo riconoscimento, un po' per la passione, un po' per la carriera, insomma, ti hanno premiato anche parecchi anni fa, se non sbaglio, anche Ozieri, per questo motivo ti fa, penso, piacere. Sì, mi fa enormemente piacere. E un paio di anni fa è il Panathon che mi ha premiato come uno dei più anziani, diciamo, in Sardegna, per quanto riguarda la patente da gentleman, e oggi una bella sorpresa.
un altro premio, eh. E fa sempre piacere, certo. Non ti ripaga certamente dei sacrifici che fate, perché giusto ribadito che voi lo fate solo per passione, avete il tema che altri tuoi colleghi hanno un altro lavoro, si fanno in quattro per montare il cavallo, per passione, insomma, cavalcate anche voi questa, questo sogno di correre in pista, misurarvi e anche con un tasso di competitività che non basta mai. Sì, è una, diciamo che è un grosso sacrificio, perché comunque chi come me ha un altro lavoro, quindi si, per poter allenarsi e dedicarsi ai cavalli comunque devi iniziare la mattina presto per poi andare a fare il tuo lavoro, oppure la sera e comunque diciamo che si fa negli spazi liberi. Negli spazi liberi si fa con grandissimo piacere, appunto perché è una passione. Certo, e io ti faccio i complimenti per questo, ti conosco da diverso tempo, ho visto l'impegno, la dedizione che ci metti nei cavalli, chi non conosce la passione sicuramente tu la sai rappresentare al meglio. Complimenti, Leonardo. Grazie. Rientro vincente per Abu di Gallura nella reclamare per puro sangue arabo di 4 anni ed oltre sui 1800 metri. Il cavallo di Salvatore Muroni Junior, interpretato da Abdullah Herreras, non se l'ha certamente portata da casa, subendo l'andatura imposta in avanti dai giovani, il professor Toto e l'Isir GTA, che gli hanno negato di agire come lui ama fare da front runner. Malgrado questo, il Sauro di 8 anni della scuderia Piseddu ha trovato ugualmente la chiave del successo, piazzando una rasoiata in retta d'arrivo che gli ha permesso di sopravanzare i rivali e vincere nettamente. A quasi 4 lunghezze il professor Toto difendeva la miglior piazza del suo Elisir GTA, mentre per la quarta risaliva Iranu Bezaima. Gallura che passa ai 150 conclusivi con il professor Toto a mantenere la seconda posizione, Abu di Gallura che griffa un buon rientro. Viene a vincere precedendo il professor Toto, Elisir GTA ed il numero 10, Iranu Bezaim. Per Abu di Gallura, da Abu al-Eramat e Letra de Nurvi, si tratta del settimo sigillo in carriera. Grazie. Ivan Herreras, da Deu a Abu di Gallura, insomma, con gli arabi di Salvatore Muroni Junior, ti diverti tanto? Sì, mi diverto, ringrazio loro e i proprietari per la fiducia, e i cavalli stanno tutti bene, vanno bene, oggi c'è un'ora in mano. Quando mi sono trovato in corsa all'ultima curva pensavo di perdere, poi una volta che si è messo sulle gambe, magari perché rientrava, è venuto poco dal prato, è così, una volta messo sulle gambe ha fatto tutto da solo. Sì, era anche un po' corta per lui, forse un po' il terreno contrario, però il cavallo di classe. Sì, secondo me è pure un po' il terreno, magari con terreni un po' più allentati, pesanti, lui è meglio. Però è piaciuto che si è allungato bene in retta, insomma. Sì, sì, mi è piaciuto, perché più strada c'era più rendeva, più galoppava. Ok, complimenti Ivan. Grazie mille. Vincitore, premio dottor Alessandro Becco.
Altra prestazione degna di nota per Burici dell'Alghero, a bersaglio per la seconda corsa consecutiva in giro di una settimana, questa volta vincitore sui 1200 metri nella reclamare per puro sangue di 3 anni. Il grigio al training di Leonardo Chesse, ben montato da Nino Murru, ha sfruttato il treno di corsa offerto da Mamma Bianca e Nighty Fox, seguiti a loro volta da Storm in the Jungle. Ne uscivano frazioni davvero spedite, in retta finale Mamma Bianca provava a staccarsi dalla morsa degli inseguitori che vedeva emergere con forza Burici dell'Alghero a battezzare sul palo il battistrale iniziale. Storm in the Jungle agguantava la terza moneta mentre scivolata al quarto posto Nighty Fox. Prova Mamma Bianca con Nighty Fox al suo esterno, ma Mamma Bianca sembra allungare mentre si profila la progressione di Burici dell'Alghero, che con passo decisamente superiore lo affianca e lo supera a fil di palo. Burici dell'Alghero a precedere Mamma Bianca e Storm in the Jungle. Burici dell'Alghero, italiano da Memas, ottiene la seconda vittoria in carriera in 4 corse disputate, trionfando per i colori della scuderia San Giuliano. Vai. Nino Murru, ci ritroviamo a distanza di una settimana con Burici dell'Alghero, insomma l'altro giorno 1.800, oggi 1.200, dandogli la sensazione di un cavallo utile. Aspetta Bruno, prima l'abbiamo usato per fare un po' il battistrada a Falò e ci ha fatto comodo, poi ha vinto la sua maide la settimana scorsa, oggi il cavallo era prontissimo. Nulla, poi correndo così di rimessa da dietro i primi ha già fatto veramente un bello scatto. Sì, molto importante. Veramente con la pipa in bocca, bene, dai. Sì, una bella vittoria. Adesso un po' di riposo. Ma... una bella vittoria, infatti anche in prospettiva qua in Sardegna. Caspita, un cavallo, poi te lo dici anche l'altra volta, un cavallino agile, sono cavalli comodi qua, allevato da loro. Certo, caspita. Certo. Tripla soddisfazione. Complimenti Nino. Resta lì. A posto. Grazie. Pasquale Manca, di nuovo ci ritroviamo, insomma l'appetito viene mangiando, dice il dottore. Sì, assolutamente, diciamo che da un sentimento di dovere si sta trasformando in una passione, quindi quest'ultima vittoria di Burici ci incoraggia, ci motiva a continuare su questo percorso. Cosa posso dire? Siamo molto felici di quello che è il risultato di oggi. Complimenti per la vittoria Pasquale e in grande bocca al lupo. Grazie. In chiusura di serata è arrivata la doppia vittoria per Andrea Deias e il team di Giulia Correa e Gianni Ruzzu, grazie ad una superba baia su Naiola nella reclamare per puro sangue di 4 anni ed oltre sui 1200 metri. La Sioux Nation di Marcello Fresi ha proposto il solito cliché tattico correndo di rimessa nonostante la breve distanza, tant'è vero che i 300 metri conclusivi si presentava al sesto posto, mentre davanti se ne davano di santa ragione Summa, Rulleri e Peppers che avevano animato la corsa sin dal via. Con una stoccata pazzesca ad Onte dei 65 kg e mezzo che portava in sella, Bahia su Naiola è riuscita a prevalere su tutti con una grande monta di Andrea Deias. Su Marulleri, Peppes e Gaduli dell'Alghero nell'ordine completavano il marcatore. Caccia di Peppes mentre all'interno e lentamente all'esterno anche la progressione di Sumaru Leri sempre in lotta, si avvicina anche Bahia su Naiola che trova un varco all'interno e di precisione. Per Bahia su Naiola si tratta del 5º successo in carriera. Andrea Deias per il doppio di giornata, per il doppio del team Accorrà, insomma Bahia su Naiola rendeva qualche chilo, però la 1.200 è la sua distanza. Dai, una cavallina d'oro, diciamo che si arrangia quasi tutte le distanze. L'unica cosa mi faceva paura appunto erano i chili, però devo dire che mi ha stupito anche a me oggi. Sì, perché hai pescato un bel varco all'interno e li hai fregati tutti. Sì, l'ho fatta aggiustare il più possibile, l'ho fatto fare addirittura e l'ha fatta molto forte. Sì, ha vinto anche su distanze maggiori se non sbaglio, però insomma. Sì, è una cavalla molto duttile, si adatta quasi a tutto. Complimenti Andrea. Grazie. Giulia,
si rettifica, posto per il secondo, foto per il secondo posto. Gianni, ti rubo due parole al volo su Bagliasso Maiore. Innanzitutto complimenti per la doppia di giornata. Grazie. Senti, una cavalla come detto Andrea che si arrangia un po' a fare tutto. Oggi a 1200, però insomma, nonostante i chili. Sì, avevo vinto a 3 anni a 1200 e è rientrata l'altro giorno, per me è rientrata bene, infatti oggi con la corsa sulle gambe dai, un po' di qualità ce l'ha anche lì. Senti, dove la collochi ora a questo punto della sua carriera che ha 4 anni, visto tutto lo score che ha, secondo te una cavalla più da 1200 può allungare? Che idea ti si è fatta? Domanda da $1,000,000. Non lo so, si adatta, tipo a Villa Cira abbiamo vinto anche a 1800, cioè ora l'ho un po' capita e si fa gestire anche in corsa e non so. Dai una submission. Comunque dai 1200 ai 1800. Sì, dai una submission, se non sbaglio, per Baratea, sì. Quindi diciamo che sia speed che stamina, insomma, va bene così. Vabbè. Ti faccio i complimenti Gianni. Grazie. Com'è? Marcello Fresi, insomma, ci ritroviamo con Bagliasso Maiore, insomma, una bella vittoria oggi nonostante i chili, la prima da quando affronta gli anziani, insomma, una bella soddisfazione. Sì. Oggi era dura, 65 e mezzo, una 4 anni era. Però siamo rientrati l'altro giorno, dopo 100 giorni, e non ci è dispiaciuta per come è rientrata la cavalla, anche se era un 1600. Ma dobbiamo fare questa, non abbiamo tre corse. Detto, facciamo questa, c'è un altro 1200. Facciamo noi più calci, facciamo l'altro 1200, adesso non abbiamo più corse neanche all'altro 1200. Ci sta una scappatella oltremare? Dobbiamo andare fuori. Ma io ho fatto la domanda a Gianni, la faccio anche a te, visto che comunque l'hai selezionata tu alle aste di Goffs. È una cavalla secondo me può allungare, può fare 1200? Allora, la cavalla ha vinto a 1800 per la Cisma, con 61 kg. Cioè apriva i pesi, dopo lui che ha vinto a 1800. E quindi che dati si è fatto? Io mi sono fatto che un'idea che fai 1200 bene, però fa anche, dipende poi dalle piste, fa anche 1500, 1600, 1800 li fa se non ci è andato, perché lì si rilassa dietro tranquillo, non spende niente, poi il rush finale c'era anche. Staremo a vedere un po' il programma. Sì, sì, staremo a vedere in futuro, insomma, la domanda curiosa era quella, visto che 1200. Comunque, complimenti Marcello, grazie, per questa ennesima vittoria di Bagliasso Maiore, in bocca al lupo. Grazie. Sandro Becco.